Buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione. Oggi parleremo, ragazzi, di lamentarsi. Praticamente noto molta gente attorno a me, in Italia e anche nel mondo, che si lamenta. Non è solo una caratteristica italiana, per chi dice il contrario, beh, sappia che si sbaglia, ok? Non è una caratteristica italiana il lamento, ragazzi, è una caratteristica dell'essere umano. Eppure non fanno nulla, tranne continuare a ripetere gli stessi errori. Non fanno nulla, di nulla. Che cosa ha a che fare tutto ciò con l'ipnosi DCS vera e professionale, adesso ti chiederai. Beh, io aiuto molte persone anche con gli MP3, con gli audio, perché il mio metodo prevede una cosa e l'altra, però noto che molti, o perché non ci credono, o perché e non è richiesto il credo, o perché hanno paura, o perché sono scettici, che è poi la stessa cosa di non credere, o perché scusate, sono stati così ipnotizzati dalla massa che vedono soltanto nel guru di crescita personale o di discipline alternative la soluzione ai propri problemi. E guarda caso, però, passano gli anni e il problema rimane sempre lì. Io ho tanti amici che fanno yoga, meditazione. Ben venga, attenzione, nessuno dice il contrario. Ben venga lo yoga, la meditazione, il mindfulness, lo zen, il buddismo, tutto quello che vuoi. Ben ci sta, però mi devi risolvere il mio problema. Il fatto di stare bene è un di più, è uno che è una qualità della vita, va benissimo tutto, però bisogna sapere che quando abbiamo un problema specifico oppure un desiderio che vogliamo raggiungere specifico, non ti puoi affidare a queste discipline alternative. Inutile lamentarti, e inoltre queste discipline alternative ti rubano tempo. Per andare e venire da una palestra ci metti 2-3 ore, che rubi a te stesso, ai tuoi cari, tempo preziosissimo. Oggi viviamo nell'epoca della mancanza di tempo. Rifletti, non puoi stare lì con gli auricolari, con la tuta, a perdere il tuo tempo. Il mio metodo DCS ti porta a non sprecare il tuo tempo, ad annullare il tempo, lo spazio e la tua età, aggiungo. Tu mi dirai adesso, ma come si fa? Te lo spiegherò. Se tu mi segui sui social, piano piano ci arrivi, ok? Ma fidati, il sottoscritto è passato da ipnotista autodidatta, scettico prima di approcciarsi all'ipnosi, scettico perché ero e sono come San Tommaso: se non tocco, se non vedo, se non non credo a nulla, perché sono molto pratico. Però superate le mie paure.